Ciao amici, non era in programma questo video, però lo faccio perché vengo tutti i giorni a controllare questi lombrichi, ma mi sembra che siano un po' in sofferenza con questi giorni di continuo caldo. Ormai sono 15 giorni, allontana, guarda un po' su qui, Gloria, su questo, ormai sono 15 giorni che siamo sempre oltre i 30, eppure controllando mi sembra che ci sia qualcosa di insolito, nel senso che fa troppo caldo. Adesso Gloria verrà qua, facciamo, volevo dargli sostanzialmente il letame perché non ho vegetale pronto, ce l'avrò la prossima settimana, però pure che scaldi troppo. E allora anche oggi ho dato loro cartone, fondi di caffè e acqua. Adesso proviamo a controllare, vediamo Gloria se vuoi venire, perché loro si autodifendono per un certo, ma no, c'è, sembra che ce ne sia, per un certo periodo loro si autodifendono quando fa troppo freddo, troppo caldo, loro creano una specie di bava e si accucciano, accoccolano dentro a questa bava che li nutre e li rinfresca, ed inverno riesce addirittura a scaldarli. Però non è infinita questa roba qui, nel senso che dopo un po' si esaurisce e quindi no, è abbastanza. Però certamente questi lunghi calori per loro non è il massimo. E io con questo caldo non ho più tolto adesso il secondo giro dell'humus perché fa troppo caldo. Appena si rinfresca un attimo farò di nuovo un'altra cariola come minimo, perché credo che sia giusto farlo. Ce ne sono, però sono, credevo ce ne fosse di più, ecco. Stanno sotto. Credo che siano, come dice Gloria, credo che siano sotto. Al fresco. Al fresco. D'altronde, anche loro, essendo esseri viventi come noi, cercano di difendersi, anche noi. Adesso sono le 7 di mattina, io sono qua a fare sta cosa. È un po' nuvoloso, oggi sembra che sia un po' meno caldo delle altre mattinate. Allora ho detto facciamo questo video per far capire anche a chi ha i lombrichi che bisogna fare molta attenzione. Fai un passaggio indietro, perfetto. Adesso provo a togliere qui, a guardare qui. E qui a dirci sono, non è che non ci sono. Non è morto nessuno, però credo che siano in sofferenza. Non so se non ho la capacità di capire se stanno producendo, se ci sono dei piccoli che c'erano fino all'inizio del mese, tutto giugno c'erano, vi ricordate che c'erano un sacco di piccoli. Adesso non riesco a capire se ci sono o non ci sono. Volevo, perché non lo so, qui non le vedo, tra l'altro non ho messo manco gli occhiali. Tu Gloria, che gli occhiali vedi dei piccolini che girano, sono solo adulti? No, questi sono adulti. Questo qui, questi qui sono adulti. Sono tutti adulti, io. Anche questi. Proviamo ad andare un po' più sotto e scopriamo subito l'inghippo. No, ce ne sono solo adulti, poi magari ci sono. Magari sono sotto. No? Però non si vedono. Comunque, ultima considerazione. Chi ha i lombrichi, faccia attenzione, perché questo caldo africano che non accenna a smettere è da tenere sotto controllo. I lombrichi sono da tenere sotto controllo, bagnate pure, umidificate, perché loro patiscono. E poi fatelo nelle ore più fresche per non lasciarli scoperti, perché loro patiscono. Patisce l'orto, adesso ho tolto un po' di pomodorini
i borghesi, e ho tolto un po' di foglie secche delle zucche e delle zucchine, perché mannaggia, fa proprio caldo. Adesso ho un paio di melanzane da togliere, vado a toglierle e poi mi ritiro in casa cercando di non prendere troppo caldo. E con questo per oggi ho finito. Ciao amici, buona giornata e grazie. Ciao ciao.